Fabrizio Falchi, c'è grande rammarico, no? Dopo il tuo bellissimo gol, perché anche tu ti sei reso conto di aver fatto un gran gol, avete la vittoria in pugno, poi il finale, il Muravera comunque ci ha messo ancora di più quella grinta, ha strappato un punto, come hai visto la partita? Sì, diciamo che noi avevamo i tre punti in tasca e nel calcio è sbagliatissimo, perché finché l'arbitro non fa triplice fischio la partita non è finita. Abbiamo mollato, lasciato quei 10 metri che sono serviti al Muravera per portare a casa un punto che hanno voluto, perché noi siamo venuti qua per fare la nostra partita, imporre il nostro gioco e vincerla. Però ci è mancato quel qualcosa in più per portarla a casa e loro con merito l'hanno pareggiato. Senti, comunque un punto in casa del Muravera che sicuramente a lungo andare sarà tosta per tutti, è sempre buono. Se vogliamo metterla così, possiamo, ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa, però noi no, non siamo soddisfatti come squadra, perché siamo venuti qua, abbiamo lavorato la settimana per vincere la partita, per avere finire oggi con 9 punti in tasca. Non ci siamo riusciti e purtroppo ci dispiace, perché ecco, sappiamo quali sono le nostre qualità e la nostra forza, quindi ci andiamo via secondo me con 2 punti in meno, non con 1 punto in più. Senti, ma tu almeno un pizzico contento sei per il gol? Vabbè, quando si fa gol, soprattutto gli attaccanti sono sempre contenti. Sarebbe stato molto più bello vincere la partita, anche con un mio gol, ma anche con un gol di un compagno. Però purtroppo è andata così, ci teniamo il mio gol, il punto, e torniamo a casa e lavoreremo durante la settimana per affrontare poi il Guspini sabato e riprendere il nostro cammino vincente. Senti, proprio stando sull'episodio del tuo gol, stoppato palla, proprio hai voluto calciare subito, avevi comunque la percezione della distanza dello specchio di porta, perché si è infilata all'angolino benissimo. Ma sinceramente... Di che stavi rinviando. No, di solito lì quando sei in quella situazione di campo rischi magari una ripartenza, quindi l'obiettivo lì è di chiuderla, poi... Qualche volta ti va bene come oggi, altre volte magari finisce fuori, però oggi è andata bene. A te personalmente sta andando bene, no? Anche da settimana scorsa, bellissimo gol di testa, stai ritrovando la continuità, forse perché sei più dentro l'area. Sì, poi stiamo lavorando così, il mister mi dice sempre stai un po' più avanti, stai più dentro l'area, attacca più la porta, forse ultimamente me lo stavano dicendo poco. Inconsciamente non lo stavo facendo io, comunque lì è bello giocare davanti e dare una mano anche dal punto di vista delle marcature. Spero di continuare così per dare una mano al sorso. Ecco, per arrivare dove, Fabrizio? Noi vogliamo, i nostri obiettivi e quelli della società sono quelli di fare un buon campionato, non voglio nascondermi dietro un dito e dire la salvezza, ma neanche altre cose più grandi. Diciamo che l'obiettivo è quello di fare un buon campionato. Noi come squadra vogliamo fare un campionato di vertice, ma credo che tutti quelli che giocano a calcio si pongano un obiettivo per stare comunque nella parte alta della classifica. In questo momento, visto che ancora il campionato è all'inizio, parlare di playoff ci può stare per la squadra come il Sorso? Questo è ancora presto per fare dei conti o metterci degli obiettivi. Noi siamo comunque con i piedi per terra, lavoriamo per fare bene. Poi quello che comunque abbiamo di buono è che la società non ci ha messo nessuna pressione per ottenere a tutti i costi la promozione o i risultati, però ovviamente non ci vogliamo neanche nascondere e dire che siamo una squadra da salvezza. Senti Fabrizio, chiudiamo dicendo a Sorso non potete giocare, credo ancora, no? Farete ancora una trasferta in casa a Terni? Ma credo di sì. Cosa vi comporta questo però? Perché comunque non è facile perché comunque stiamo comunque cambiando un po' di campi. I tifosi, come avete visto oggi, ci hanno seguito sempre numerosi e quindi anche per loro è un po' più difficile. Sono il 12° uomo in campo, quindi
se ci mancano i tifosi noi perdiamo qualcosa, quindi è difficile sia, diciamo, per tutti, anche per la società che comunque fa un sacrificio per trovare un altro campo e per sistemare quello della piramide, ma speriamo di arrivare il più presto possibile a giocare lì e vincere, vincere alla piramide. La piramide, però domenica c'è il calendario, non so, già fermato la Torres. Significa... No, domenica noi siamo a Guspini. A Guspini, è vero, sì, è vero. Ecco, quindi che per una matricola comunque che oggi è impegnato tanto il Castellano. Sì, è una buona squadra, però noi andiamo a viso aperto, non facciamo conti per quanto sulle altre squadre, guardiamo dentro casa nostra e cerchiamo di lavorare per vincere la partita e portare a casa sempre i tre punti. Grazie Fabrizio, ancora complimenti. Grazie a voi per la partita. Ciao, grazie.